Non metto a fuoco, va bene. Come potete vedere dallo sfondo sul mio Fonfon 11, la meta finale di quest'estate sarà Capo Nord. Quindi oggi, lunedì 1 marzo 2021, siamo qui proprio per annunciarvi ufficialmente la destinazione del nostro viaggio di quest'estate e non vediamo l'ora. È un viaggio che sia io che lui abbiamo progettato di fare in realtà personalmente, principalmente, ma che poi, vista la situazione Covid, pandemia, visto che soprattutto non si può viaggiare oltreoceano, abbiamo pensato che fosse l'anno migliore per fare un viaggio del genere, sia per una questione legata all'età, comunque, perché siamo abbastanza, cioè siamo giovani, quindi non dovremmo affaticarci. Ce lo possiamo permettere. Esatto, non dovremmo affaticarci più di tanto, poi perché è, diciamo, un po' la consacrazione, diciamo, sì, del canale. Nel nostro canale, esatto, perché come vi abbiamo sempre detto, ovviamente la moto e la moto legata al viaggio è il fulcro, diciamo, del nostro canale, anche se poi cerchiamo sempre di portarvi altri contenuti di nostre passioni che condividiamo oltre alla moto, però appunto ecco, cioè è qualcosa che per noi è veramente forse la prima vera meta. Esatto, seria avventura che porteremo sul canale. Speriamo appunto che la situazione migliori un pochino, anche comunque in vista dei vaccini, quindi speriamo davvero che si riesca a fare questo viaggio, anche perché stiamo già iniziando a fare i preparativi. Quindi restate sempre sintonizzati, perché nei prossimi mesi, da qui a luglio, che sarà poi la effettiva, speriamo, data di partenza del nostro viaggio, vi porteremo, cercheremo di portarvi ogni mese o comunque molto spesso dei video dedicati alle varie parti della preparazione di un viaggio così lungo, che è un viaggio appunto che durerà circa una ventina di giorni, precisamente 21. Appunto vi porteremo dei video su come preparare il viaggio, quindi il vestiario, le mete, le tappe che faremo, perché ovviamente non è che ci spariamo Milano Capo Nord in un giorno, poi anche come preparare la moto, cosa sapere in caso di emergenza, come appunto intervenire e nel caso riparare eventuali problemi tecnici, come anche poi probabilmente vi porteremo un video sull'attrezzatura video che ci porteremo e anche proprio un video più dettagliato sull'itinerario, che possiamo già accennarvi in parte, perché comunque per andare a Capo Nord ci sono diverse strade. Sicuramente sceglieremo quella un pochino più lunga all'andata, sì, ovvero passando dalla Norvegia per goderci un po' i fiordi norvegesi, esatto, e anche speriamo l'Atlantic Road, esatto, e infine poi dopo l'arrivo a Capo Nord scenderemo dalla Finlandia, esatto, poi faremo magari un pezzettino di Svezia, poi l'intenzione era quella di passare anche a San Pietroburgo, ma non ce la facciamo coi tempi, quindi sicuramente passeremo anche dalle regioni baltiche e poi forse anche da Berlino per poi tornare a casa. Comunque questo è un itinerario grandi linee, ma poi appunto ve lo diremo nel dettaglio, sicuramente posteremo anche delle foto man mano, esatto, che abbiamo deciso le tappe su Instagram, quindi seguiteci anche lì ovviamente. Sicuramente possiamo già accennarvi chi saranno i nostri compagni di viaggio. Io sono veramente molto contento che verrà mio papà, perché comunque da tanti anni lui mi ha passato questa passione per le moto, soprattutto per i viaggi in moto, e il fatto che venga con me è una cosa che mi fa veramente tanto piacere, oltre a anche un nostro amico sempre che condivide con noi, esatto, la passione, che lo vedrete anche nei video, esatto, probabilmente. I miei genitori dovevano venire, ma noi abbiamo un gatto chiamato Micio che ha 20 anni, che è più di là che di qua, quindi me non se la sentono di lasciarlo 20 giorni in casa da solo o di affidarlo 20 giorni ad una terza persona, quindi a meno che non dovesse schiattare, i miei purtroppo non verranno. Detto ciò, dobbiamo comunque già fare complimenti a dei, diciamo, sessantenni, esatto, che vogliono intraprendere con noi un viaggio così comunque impegnativo, esatto, perché sono sempre 20 giorni, non sappiamo ancora, poi vi diremo bene che sistemazioni troveremo, se hotel, se bungalow, se hotel io non me lo posso permettere, vabbè, insomma, no, quello che riusciremo a trovare durante, esatto, il viaggio, e soprattutto quindi anche per le condizioni climatiche che troveremo, esatto, durante il viaggio, perché comunque abbiamo messo in conto di trovare tanti giorni di pioggia, perché al nord il clima è quello, perché comunque al circolo polare
mare artico non è che faccia proprio sto caldo, anche se andiamo ad estate, ma noi comunque ci stiamo già preparando, perché se avete visto il video di 2 settimane fa a Milano, noi siamo andati in giro con 4 gradi. Comunque sono tutte cose che abbiamo messo in conto e io sono molto carico sinceramente, spero. Sì, siamo veramente a molla, non vediamo l'ora. Poi adesso, tant'è che siamo anche molto preparati. Esatto. Abbiamo qui da Lonely Planet. Lonely Planet, se ci segue, pubblicizzaci e sponsorizzaci. Speriamo veramente di darvi la conferma al 100% il prima possibile. Tocchiamoci. Certo, la cosa positiva è che comunque noi non prenotiamo niente in questo momento, quindi nel caso in cui si dovesse saltare, noi comunque dal punto di vista economico non perderemmo nulla. E comunque non vi preoccupate, perché nel caso una soluzione già ce l'abbiamo, non sappiamo ancora qual è, ma una soluzione la troviamo. Quindi direi che abbiamo detto tutto, abbiamo annunciato la meta, quindi le solite e stavolta ancora di più forti raccomandazioni, quindi quella di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like e lasciare un commento se volete, e seguirci anche su Instagram, perché è lì che vedrete un po' le storie, le novità. Se avete amici appassionati non solo di moto ma anche di viaggi, perché cercheremo di portarvi anche la meraviglia dei paesaggi che andremo a vedere, fateli iscrivere al canale immediatamente, tanto è gratis. Su YouTube ci mettete un attimo. Dagli Zailla se tutto, ci vediamo al prossimo video, che è una grande chicca. Esatto, quindi bella raga, alla prossima.